Circa la vostra lettura c'è poco da ammirare e quasi niente da edificarsi. Vi è assolutamente necessario che a simili letture aggiungiate quella dei libri santi, la Sacra Scrittura, tanto raccomandata da tutti i santi padri. Ed io non posso esimervi da queste letture spirituali, troppo premendomi la vostra perfezione. Conviene che deponiate il pregiudizio che avete. Se volete, da simili letture ricavare il tanto insperato frutto, intorno allo stile e alla forma con cui questi libri sono esposti. Sforzatevi nel far questo e raccomandate la cosa al Signore. In questo vi è un grave inganno ed io non posso nascondervelo. Pace e bene, fratelli e sorelle. È il secondo giorno della novena di Natale. Oggi Padre Pio ci esorta dicendo a questa figlia spirituale circa le letture che faceva, dice: circa la vostra lettura c'è poco da ammirare e quasi niente da edificarsi. È assolutamente necessario che a simili letture aggiungiate quella dei libri santi. Ecco, Padre Pio ci teneva molto alla Sacra Scrittura. Forse questa faceva altri tipi di letture. Padre Pio dice: non va bene, non va bene, figlia mia, non ti danno niente queste letture. È come succede a noi oggi, no? Noi oggi perdiamo tanto tempo facendo tanti tipi di letture. Invece, per essere formati nella vita spirituale, prima di tutto che cosa c'è? Prima di tutto c'è la Bibbia, c'è la parola di Dio. La parola di Dio è la sua parola. Oggi si sente dire: no, il Signore non ci parla più, non sentiamo più il Signore ci ha abbandonati. Non è vero, perché il Signore continua a parlarci ancora. Siamo noi che non l'ascoltiamo, siamo noi che non sentiamo. Come ci parla il Signore? Il Signore ci parla attraverso la sua parola. Quando noi andiamo alla messa, sentiamo, no? Parola di Dio, parola del Signore. È in quel momento che il Signore ti parla, è in quel momento che il Signore ti dice che cosa vuole da te. Però Padre Pio dice che anche a casa noi dobbiamo fare questo. E poi assieme alla parola di Dio, la vita dei santi, perché i santi ci aiutano e noi li possiamo imitare. C'è un librettino piccolo piccolo dove si è formata una moltitudine, una generazione di santi che ha attinto a questo libretto, che ancora oggi si trova nelle Paoline Edizione Nuova, che si chiama L'imitazione di Cristo. Dopo il Vangelo, questa era la meditazione preferita da tutti i santi, tra cui anche San Pio da Pietrelcina. La meditazione appunto sulla passione di Gesù e l'imitazione di Cristo. Questo piccolo libretto, L'imitazione di Cristo. Ecco, l'esortava Padre Pio a prendere questo libretto e a leggere e a meditare, perché in questo libretto vengono riportate parole del Vangelo applicabili poi alla nostra vita quotidiana. Quindi dà questo consiglio San Pio, vedete? E questo consiglio lo dà a questa figlia spirituale, ma oggi lo dà a noi, gente di questo tempo, gente moderna, che non legge più perché oggi c'è il computer, perché oggi c'è il telefonino, perché ci sono tanti mezzi di comunicazione, e invece noi dobbiamo riprendere a leggere, dobbiamo riprendere a meditare, perché altrimenti siamo persone vuote. Siamo persone vuote. Invece la parola di Dio prima di tutto, i libri dei santi, l'imitazione di Cristo, altri libri ci aiutano. Se lo hanno fatto i santi e ne hanno avuto bisogno, perché non dobbiamo farlo anche noi? Noi non siamo dei giganti, noi non siamo dei cedri del Libano, noi abbiamo più bisogno di loro. Loro si sono nutriti, hanno attinto e poi hanno dato a noi.
E allora se noi vogliamo dare, ma soprattutto se noi vogliamo vivere alla presenza di Dio, dobbiamo attingere da questi santi libri. Parola di Dio, vita dei santi, imitazione di Cristo e altri bei libri di meditazione. Pace e bene a tutti.